ritrovati amici di Gilda TV, anche oggi parliamo di concorso, dopo Roma, dove sono sopraggiunti i carabinieri, questa volta è toccato alla polizia intervenire all'istituto tecnico Eugenio Montale di via Gorchi a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, dove questa mattina si svolgeva la prova per i docenti di lettere. Eh no, perché mancavano le griglie di valutazione. La griglia manca a priori, la griglia di valutazione, la griglia manca a priori. Aspetta che mancava tutto, Gilda TV a fare l'intervista. Mancavano le griglie di valutazione, la commissione era fatta solamente da personale amministrativo e da pochissimi docenti. Per quanto riguarda le prove, erano domande tutte per la scuola secondaria di secondo grado e solamente una domanda per la scuola secondaria di primo grado, quando noi eravamo tutti candidati per la classe di concorso per le medie. Dopo alla fine delle prove, praticamente in un laboratorio numero 8, tre candidati hanno detto che le loro prove non erano state conservate. Quindi vengono tutti mandati fuori perché la prova era finita e loro sono rimasti insieme alla commissione per ripetere la prova. A questo punto diversi colleghi hanno chiamato la polizia che è intervenuta, abbiamo denunciato tutto e niente, l'irregolarità di questo concorso farsa della Giannini. È così che tutto si sta svolgendo con regolarità? Come redazione di Gilda TV facciamo del nostro meglio per informarvi, ma la forza di diffusione è nelle mani di tutti quelli che condividono i nostri video. Purtroppo gli spazi in televisione per gli insegnanti sono quasi inesistenti. Un cordiale saluto da Irene Anastasi.